Dal Cinecittà Bettini, pronti a raccontarvi la seconda partita dell'Europa Elite. Si affrontano questa sera il Borgorosso contro la Roma Soccer Club. Dell'opportunità perché sono tanti che partono, infatti. Forse ci mette un pochino troppo, però è giusto perché fa arrivare anche Nicolai. Centini, lancio lungo probabilmente per Biancanello. Forse la pressione è regolare. Biancanello tenta subito un pallonetto in porta. Non fa in tempo a salvarla, quindi passa avanti la Roma Soccer Club, che trova il gol proprio al quinto minuto. Bene. C'è l'inseguimento che parte ovviamente di Scaffidi. Palla ancora per il Borgorosso che piano piano ha preso metri. Manna di prima, buono per Di Maria. Tupper con il portiere, ha toccato con la spalla. Poteva andare forse con il piede. Questo è un po' rischio difensivo, tiene comunque il pallone. Palla girata, male però perché arriva Di Maria più veloce di tutti. Riesce a toccare anche per la Ciamella, solo davanti il portiere, incredibilmente spara alto. L'occasione era arrivata grossolana per il Borgorosso. Non c'è stato però il gol del pari. Ancora con Benedetti, quasi a creare una sorta di difesa a tre, dove i terzini si salgono, come in questo caso Codiani. Se la ritrova il numero 3, riesce a passare anche Fortunato nel controllo. L'imbucata per la Ciamella, arriva prima il difensore, ma è bravissimo il 20 ad approfittare di uno svarione. Poi tutto solo davanti al portiere, si fa protizzare da Saporiti. Parte Biancaniello, si è inserito in qualche modo il centrocampista. La tocca poi anche da dietro Centini, che trova il gol del 2-0. Chiameranno probabilmente il VAR, ma per il momento il gol arriva da calcio piazzato. L'arbitro, dopo aver consultato il VAR, convalida il gol del 2-0. Era partito da dietro Centini, nessuno ha toccato il pallone, quindi gol valido e Roma Soccer che raddoppia. Adesso ovviamente sarà da recuperare, credo, l'ultimo minuto del primo tempo. Risultato che sta diventando pesante per il Borgorosso, più che altro perché è parità di occasioni. Forse meritavano anche di più. Adesso Codiani, forse per l'ultima occasione del primo tempo. Si invola solo dentro l'area, va alla conclusione. Lui poteva scaricare in mezzo per la Ciamella. Chiude tutto Suarez. Tentativo direttamente in porta, ci ha messo la manona Saporiti. Arriva il duplice fischio del signor Liburdi, che manda le due formazioni al riposo sul punteggio di 2-0 per la Roma Soccer Club. Cambia passo velocissimo ancora Bertinazzi. Scaffidi si è posizionato all'interno dell'area, invece chiama anche palla Nicolai, che va al volo con il destro, palla che va vicino al palo. Due fasce, adesso ancora la Ciamella, con il mancino rientra dentro al campo. Movimento dalla parte opposta di Di Maria, ignorato però dal 20, ancora rallentato troppo forse il Borgorosso. Di qua cambio campo non è riuscito. Bertinazzi ha ripreso il pallone per la Roma Soccer, prova ad andare da solo, ne salta due a tutto campo, anche il terzo. L'occasione che prosegue per il 21 è uno slalom, li ha messi tutti a sedere, poi il tiro verso la porta, Carmosini la fa sua, ma che bellezza l'azione di Bertinazzi. Arbitro che ha controllato nuovamente il VAR ed ha segnato il calcio di rigore, perché c'è stato il tocco con il braccio del difensore, quindi penalty affidato ed assegnato al Borgorosso. Si presenta sul pallone il capitano Di Maria, il tiro, ma c'è la risposta di Saporiti, che tiene ancora a zero le reti del Borgorosso. Mosini ha intuito e capito tutto, uscendo molto bene. Prova ad allungare il pallone, ancora per la Ciamella, lasciato forse troppo solo in mezzo a un muro totalmente rosso. Scaffidi di qua, è regolare sia Centini che il numero 33 Ciambella. Siamo ancora dietro, Biancaniello. Prova a partire per tempo Nicolai, Scaffidi sicuramente è buono, l'azione prosegue con Scaffidi, a tu per tu con Carmosini, se l'accomoda, poi va al tiro di destro, palla che entra in porta e sono tre per la Roma Soccer Club, che allunga. E qui il mister Francardi chiamando la calma ai propri giocatori. Mancini non controlla la palla, lo fa invece Nicolai di spalle, si gira sul lemmo, perno poi sul difensore, il tiro verso la porta, Carmosini si oppone con i pugni. Nuovo tentativo di corner direttamente verso la porta e arriva addirittura il gol. Non so se l'ha toccata Centini oppure era già entrata. Fatto sta che le reti sono 4 per la Roma Soccer Club. Questa iniziativa ancora corale per la Roma Soccer. Corre ancora tanto Bertinazzi, che ha ancora forza ed energia. La scivolata di Benedetti, questa volta il rimpallo favorisce però il 21. No però sul raddoppio di marcatura. Bene, quando si tratta di contrasti fisici sicuramente il Borgorosso può dire la sua, sulla velocità forse manca un pochino. Adesso Centini galvanizzato ovviamente dalle due reti. Biancaniello riesce a girarsi di nuovo per Centini, che entra, va quasi anche a trovare la tripletta e per poco non ci riesce. Quindi, ovviamente si deve giocare tutto bene fino alla fine di ogni match. Lemmo lungo a cercare Di Maria, questa volta sembra regolare il controllo del numero 98, che riesce anche ad andare in solitaria, poi
Non so se si è lasciato un po' cadere oppure no. L'arbitro comunque ha visto il tocco e c'è stato il fischio ed il calcio di rigore per il Borgo Rosso, che può provarci nuovamente dagli 11 metri. Come quasi un déjà vu. Nuovamente Di Maria. Va e questa volta centrale. Buca la porta. Difesa da Saporiti. Sala su Genovese che è molto attento. La butta anche fuori. Adesso ovviamente Borgo Rosso ci prova ad alzarsi del tutto. Tomasocene che deve contenere per questi ultimi due minuti più recupero. Manna. Palla gestita proprio da Cesaretti che è rientrato in campo. Va Di Carlo ad imbucare per inserimento da dietro proprio di Di Maria. Palla che si stampa sul palo, poi sotto porta. Parigiani trova il gol del 4-2. E su questa conclusione arriva il triplice fischio del direttore di gara. Sancisce la fine del match e vince la Roma Soccer Club 4-2. Una partita che si è messa subito bene per la formazione biancorossa. Sicuramente un Borgo Rosso che dovrà ricriminare alcune azioni non sfruttate. Poi nel finale la reazione della squadra di Cesaretti che però non è bastata. 3 punti quindi vanno alla Roma Soccer Club per questa giornata di Europa League.